Di Backdoor Podcast, ben ritrovati. Eh, eccoci qui per una live un po', forse non troppo attesa. Insomma, metà, metà play. -off. Vi abbiamo detto che, eh, che insomma ci saremmo stati a, a fine, a fine a, a, al termine delle finals, invece, così vi. Vi regaliamo questo, questo intermezzo. Come, come sempre c'è Stefano. Ciao Stefano. Ciao, ciao a tutti. E penso che da oggi sia un podcast di wrestling. Se vi interessa. Eh sì, abbiamo... dopo ci mettiamo i guantoni. E, esatto. e ciao Nick, bentornato. Ciao, ciao, beh se non altro non possiamo dire che ci arriviamo impreparati visto il, 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 come si dice, la preparazione atletica che abbiamo fatto con Real Partizan, non ci arriviamo impreparati. Eh sì, perché insomma, non, non, ormai non, non fa più, quasi più notizia, insomma in realtà ha fatto notizia ed è un peccato. Il mio capo mi ha, oggi mi ha chiesto ma cosa è successo nel basket. Perché sa che ovviamente che sono appassionato? Lui non sono ammazza. È Marco Giuda. Ho <ride> pensato la stessa cosa che è successa dopo il Realo, però si va alla ribalta per motivi, diciamo, eh, esatto. non sportivi. Sì. E purtroppo... Diciamo che c'è stata una ribalta in generale, poi il <ride> sì, resto. Purtroppo è andata così. Vediamo cosa ci scrive il Guaglia. Buonasera a tutti, soprattutto alla FIP che conta i soldini. Eh sì. Ah, è la vera vincente di tutto questo. Alla fine, 18.000 euro così sull'unghia, eh, non l'attacco esatto, 18.000 euro così mi arrivassero a me 18.000 euro così, Ehi. anche la metà non mi farebbero schifo Ci arriveremo, ci arriveremo, sì, certo. <ride> Insomma, nel momento stesso della rissa. Hanno iniziato già a fare i conti, ha iniziato a sentire sì. la cassa che si apriva. Eh sì, allora, boh, che dire, mh, le immagini credo che le avete viste tutti, visto che le ha viste il mio capo che non sa nulla di basket, quindi penso proprio che <ride> non ci sia troppo da commentare. Eh, vabbè, eh, il... Partiamo dal, dal fondo, quindi dalla squalifica, eh, ok, si conta i soldini, è giusto così, come ha scritto il guaglia, eh, però credo che sia stata la scelta migliore, secondo me che squalificare campo, squalificare giocatori eh, tra l'altro apro una parentesi che ne parlavamo prima off the record io Stefano dicevo sposti la partita da Milano a, a Brescia o a Torino dove vuoi spostare, cioè comunque i tifosi ci tornano cioè, non, non capisco il senso del spostare, o la fai porte chiuse eh, o boh, il motivo per cui in A2 hanno fatto così e boh, non l'ho ben Ma... compreso, ecco, però. La lega basket l'avrebbe spostata al pallalido perché sono furbi. Esatto. <ride> sono di Mi meno detto, li controlliamo no, meglio. Sì, me l'abbiamo fatta sto giro. Così vi beccate metà in caso, solo esatto Metà in casso. esatto. Cioè frega, anche sto giro hanno vinto loro. <ride> vabbè, però a parte quel discorso, insomma sì. Cioè... Dicevamo, le immagini le abbiamo viste tutte, eh, peccato che abbiano rovinato una bella partita, perché adesso che l'opinione pubblica parli di quello che è successo nel post partita e non parli di quello che andremo a raccontare dopo, ovvero di, di queste due bellissime partite, a mio giudizio, perché comunque eh, con, pur con i loro magari non bellissime nel senso di... Eh, di spumeggianti di 3 milioni di punti, insomma, non... però mh, che hanno offerto tanti spunti, che hanno offerto insomma, assolutamente eh, tanti temi, tante, tante cose eh, da affrontare. È un peccato che si parli e che si stia parlando quasi solo di eh, questo se vogliamo chiamarla rissa o cenno di rissa, insomma, eh, di sto fattaccio. Ecco, quella è la cosa che più mi dispiace, poi ecco. Eh... Prima lo dicevamo per ridere, però ci stiamo quasi abituando a queste cose. Ed è la cosa forse peggiore, ecco. Nel senso che Madrid, eh, quello che è successo con Real è stato, eh, insomma, è stata una cosa ancora più eclatante, ovviamente, perché era in campo. Qui perlomeno la partita era finita. Quindi eh, non dico che è meno grave, però ecco, perlomeno eh, la partita la. Chi voleva vedere la partita, la partita l'ha vista dal, dal primo all'ultimo minuto, poi è successo quello che ben sappiamo. Mm, se vogliamo fare un giro rapido così di, di, di impressione a caldo, insomma, più o meno tutti ci siamo un po' espressi sui social o nelle varie chat, quindi più o meno sappiamo le nostre idee. Eh, ovviamente non si tratta di non, non ci spostiamo, almeno, io direi che penso di parlare a nome di tutti e tre. Eh, ci spostiamo dal discorso: accusiamo colpa di questo, colpa di quello: ci interessa poco. Nel senso, è, è più forse interessante, ovviamente, è una cosa di cui non si può parlare, quindi non possiamo far finta che non sia successo. Eh, ma ecco, mi sento di dire che ci interessa di più quello che, quello che è successo negli 80 minuti di queste prime due partite, ecco, questa è la mia opinione. E ora vi lascio la parola se avete qualcos'altro uh, cioè Io sì, sì, mi sì, sono ovviamente stressato, ma nel senso, vabbè, sulla, sulla, sulla cosa una posizione molto netta: nel senso che cioè, secondo me sono d'accordo sul fatto che non ci sia da trovare colpevoli, ma perché c'è un problema a monte? Nel senso, purtroppo, queste, questi, queste cose che succedono verso i giocatori, qua in Italia, ma un po' in Europa siamo un po' abituati nel senso che ci ricordiamo la finale di Sassari con Reggio col tifoso che mette le mani in faccia al Edgar e non succede nulla eh, la stessa Virtus derby di A2 con la fortitudo 10.000 persone dirette a Sky tifoso Virtus che dalla prima fila entra in campo a parlare in faccia a Candi nel bel mezzo della partita anche lì se non mi ricordo male gli diedero due o tre giornate di sospensione da Palazzo e poi tornò in prima fila dove era sempre stato eh, Frank Gaines che l'anno scorso prende insulti eh, si prende insulti razzisti e viene squalificato pure una giornata perché ha risposto ai tifosi eh, c'è cioè, un problema monte di cultura mh, nel senso che se tu permetti per 40 minuti ma questo non parlo di Milano eh, cioè questo è proprio un discorso generale di basket italiano e di quasi tutto il basket europeo eh, dove si confonde il clima e il tifo con quello che in realtà non va bene cioè consentire 40 minuti di eh, insulto all'avversario perché lo deconcentro cioè, ormai è una cosa, è normale così eh, i giocatori devono starci in realtà secondo, cioè, non è una cosa normale noi la prendiamo come cosa normale perché succede così dappertutto ma non è una cosa normale così non dovrebbe essere io credo che ci siano pochissimi giocatori in Europa che stanno dentro un campo e si sentono tranquilli da un, da un punto di vista di tutelati cioè, no, ieri mi dicevano ah, Ma Artesta quando è andato sugli spalti ha preso 82 partite Artesta è in un contesto che tutela i giocatori cioè l'NBA è un contesto dove l'organizzazione attorno al campo fa tutto il possibile per mettere i giocatori nelle migliori condizioni di giocare se tu insulti un giocatore arriva un armadio a quattro ante che ti dice se lo fai un'altra volta, arrivo con un mio collega più grosso di me ti pigliamo su e ti portiamo fuori dall'arena se insulti un giocatore Quasi uno dalla prima fila insulta un giocatore e prova ad avvicinarsi a qualcuno della sicurezza, quando in prima fila gli dice lei non sa chi sono io, la faccio buttare fuori lei dal palazzo. E il problema è che se tu consenti questo per 40 minuti, come succede in tutti i palazzi d'Italia, eh, è quasi naturale che alla fine su possano succedere cose del genere, perché comunque se tu stai tutta la partita a urlare con la vena grossa così in fronte, le peggiori cose ai giocatori, avversare agli arbitri, poi ci sta che nell'adrenalina scappa quello che è successo ieri. Eh, è una cosa che secondo me andrebbe potata alla radice. Proprio, cioè, bisognerebbe andare alla radice concentrando l'attenzione. Qui ci tengo a precisare. Questa cosa sui settori vicini al campo, non sulle curve, non sugli ultras, non sugli cioè, ultras i problemi se ci sono anche nel calcio. Il 90% delle volte sono fuori dagli stadi. Fuori dai palazzi, i problemi dentro i palazzi dello sport succedono 90% delle volte con i settori vicini al campo, che saranno quelli che pagano di più, però sono quelli anche più vicini al campo e più vicini all'azione. Quindi la mia idea sarebbe cioè, cominciare a, a cambiare la cultura lì, perché come dicevo anche ieri in chat, cioè se, sono sicuro che lì in mezzo c'è gente che va a vedere il tennis e sta tre ore seduta a guardare la pallina applaudire e non, non dir beo, perché se entra dentro un palazzo dello sport. Si trasforma in un, in un energumeno che urla per 40 minuti del peggio cose dei giocatori avversari. Quindi io, il mio discorso è solo quello: che sono dalla parte dei giocatori. Ma ogni volta che succede una cosa di questo tipo, perché ho la netta percezione che i giocatori stiano in campo senza avere minimo di tutela. E quindi ogni tanto, se un giocatore dice: Visto che qui non c'è nessuno che mi tutela, e se anche alzo solo un dito fuori posto, poi ci rimetto più che il. Il tifoso, se devo alzare un dito, alzo tutto il braccio, e, e almeno, se, se succede qualcosa, almeno mh, non prendo le conseguenze per non aver fatto quasi niente. Quindi, da quel punto di vista, lì non dico che la giustifico, però cioè, prendo le parti dei giocatori perché non è che perché guadagnano molto, devono fare i gladiatori in mezzo al campo e sopportare tutto quello che succede. Eh, questo è un punto su cui sono inamovibile. No, no, quello, quello ci sta assolutamente. E, e tra l'altro è vero, comunque, più delle volte quando succedono queste cose, son, son, chiamiamoli cani sciolti o chiamiamoli come vogliamo, sì. però ecco, non è il. Eh, l'operazione squadrista in dieci che si mettono d'accordo che dicono andiamo a, a, dare, a insultare quello, a mettere le mani addosso con l'altro sì, ah. no, assolutamente, esatto, esatto e anzi guarda, poi pu chiudo scoccio ancora di più che sia successo a Milano perché se c'è comunque una società una dirigenza che in questi anni ha lavorato per creare un clima che secondo me è il clima ideale per godergli una partita di pallacanestro. poi la gente mi può dire ah no ma perché lì sembri stare a teatro sembri vedere una partita di palla canestro non sei eh, non so, a un concerto o, o aggrappata alle balaustre a tirare i petardi in campo sai vedere un, una partita di pallacanestro, dove si presuppone che ci sia anche altra gente che vuole vedere una partita di pallacanestro. quindi eh, l'Olimpia secondo me è una delle squadre che ha lavorato meglio per creare quel tipo di ambiente e mi sco scoccia ancora di più che sia successo lì eh, poi, vabbè, quasi andrebbe nel discorso del clima che è stato creato attorno a questa serie negli anni precedenti, sì. che si riverbera anche quest'anno, sì. però appunto scoccia ancora di più che sia successo a Milano. Ha maggior ragione per questo motivo, ok. Stefano. Hai mm. qualcos'altro? Sì. Mm, nel senso, c'è cioè, poco da aggiungere a quello che ha detto Nick. Nel senso che io magari per certi versi sono un po' meno drastico, nel senso che non giustifico, ma tollero comunque, ci, che ci siano degli insulti verso i giocatori, poi dipende sempre come gli insulti, chiaramente, poi eh, insomma, non mi nascondo, mi è capitato anche a me, ma sai, a volte preso dal, però preso dal momento, magari un paio di appetiti di, di, di tiri, però finisce lì, nel senso, deve essere una roba che primis finisce, finita la partita. E poi ci deve essere un limite, per quanto tu puoi insultare un giocatore, ci deve essere un limite, che è quello di non toccare i giocatori, cioè quello è una cosa... Che non è giustificabile in nessuna maniera, con nessun clima, con nessuna polemica, perché un conto è eh, come dire, non condividere il, un determinato giocatore. Un, non è, non è come dire, fattibile che ci piacciono tutti i giocatori, a prescindere da dove giocano, però eh, insomma, le mani le tiene in tasca. Cioè, quello è una cosa da cui non, non, non ci si muove. E quindi. Se questo qui avesse tenuto le mani in tasca, probabilmente a quest'ora staremmo parlando d'altro è brutto perché poi, oltretutto, questa cosa arriva dopo una gara 1 dove già c'erano stati degli scontri fra i tifosi fuori per un altro clima di tensione. Immotivato, sempre eh, lì al forum e quindi già comunque la situazione non era proprio serena, quindi torniamo un po' al discorso che faceva Nick. Io credo che le uniche due cose indifendibili della vicenda sono il tifoso che va a toccare, adesso anche l'avesse dato solo una carezza, non vai a toccare i giocatori, e la reazione di Hackett, che secondo me è spropositata perché, in primis, non era coinvolto nella cosa, e secondo è andato a travolgere gente che non c'entrava assolutamente nulla, e con il rischio anche di fare male, perché poi noi non ci rendiamo conto, ma questi hanno una forza fisica che contro una persona normale, insomma, puoi fare danni e quindi magari dici, ok, avesse tirato il pugno solo a quello che se l'è meritato, lo posso anche capire, travolgendo gente che non c'entrava niente, aveva solo la spiega di essere lì meno, quindi sono le due cose. E quindi io credo che la, la situazione sia un po' sfuggita di mano e la scelta della FIP a livello di, come dire, di squalifiche sia anche fatta proprio per non eh, esasperare gli animi oltre quello che... Già vediamo perché, alla fine, se avessero squalificato solo i giocatori della Virtus, ci sarebbe stato il cinema dal lato Virtus con quello che sappiamo avessero squalificato solo il campo di Milano. ci Sarebbe stato Milano che si sarebbe lamentata del fatto che è costretta a giocare in campo neutro e bla bla bla. E quindi alla fine hanno deciso una roba ecumenica per cui un buffet e due via e noi speriamo che si torni a parlare solo di pallacanestro. Adesso poi mi auguro che a Bologna la cosa rimanga limitata al campo, finisca solo, cioè ci sia sì, stifo, ma finisca lì, ecco, ma, ma, ma non perché io ti Milano semplicemente perché vorremmo tutti goderci una serie di pallacanestro che, che, che è bella fino a questo momento, perché sono state due partite molto belle, quindi è un peccato che siano passati in secondo piano per un, un evento molto brutto. Mm -hmm. Esatto, credo che su questo siamo, siamo tutti d'accordo, assolutamente. E, e basta, poi ecco, anche io, come dicevo all'inizio, sono proprio dell'idea che alla fine la Fipsi eh, ok, conti i soldini, come ha detto il Guaglia, giustamente, come ha scritto, eh, però sia stata probabilmente la scelta migliore, perché ecco, magari durante l'anno ci stava di squalificare il campo, piuttosto che eh, di dare una giornata o due a... Mh, ad Hackett, piuttosto che a Teodosi o cioè entrambi insomma ma così no, ecco così facciamo che multiamo eh, puniamo la situazione però mh, però limitiamola qui e speriamo, sperando che, che da sta cosa il servizio sicurezza di Milano e, e anche quello di Bologna che, che ora dovrà affrontare le prossime due gare insomma che, che siano all'altezza ecco che comunque siano eh, siano in grado di, di, non, di, di proteggere gli atleti e, e, e gli, dagli eventuali cani sciolti che potrebbero esserci. Ecco. Ci auguriamo se parli solo di pallacanestro. Poi dalla gara 3 in poi assolutamente. E se voi non avete altro, direi che possiamo passare anche. In... Parlare anche noi di pallacanestro, sì. decisamente meglio, dai, un po' più interessante. Che ci esce un po' meglio, almeno. Diciamo più che più o due o tre argomenti ci sono, quindi <ride> volevo parlare di tutto, sì, eh, decisamente direi che ci sono perché comunque, eh, insomma, allora. Non, quello che stavo dicendo all'inizio, insomma, non, non, magari non possiamo dire che sono state due partite fantastiche, super entusiasmanti che magari ti prendono. però per chi ama comunque gli aggiustamenti, per chi vuol vedere un certo tipo di giocatori, eh, si sono viste un po' di tematiche. Ecco, tipo c'è cioè stato il momento in cui si è visto anche un accenno di box and one da parte della, della Virtus, eh, insomma. Milano i suoi attacchi magari sono sempre un po' simili se vogliamo però adesso stanno funzionando eh, insomma una cosa che possiamo dire è che, che Napier eh, fa una certa differenza e sta squadra l'ha cambiata e l'ha cambiata e come? perché insomma mi sembra evidente insomma, gli anni, i mesi in cui Milano giocava senza chiamiamolo Playmaker, chiamiamolo Poinger, chiamiamolo come vogliamo. Eh, insomma, c'era veramente una carenza di, nel generare vantaggi, nel creare. Insomma, adesso il pick and roll ormai è un'arma dal quale non si può prescindere. Eh, non avere un giocatore che lo sappia, che a questo livello lo sappia giocare eh, bene, che sappia fare delle scelte eh, corrette. Eh, insomma. Ti cambia, ti cambia completamente la squadra ed è quello che è successo a Milano ecco, Nipper ha cambiato sta squadra eh, perché ora il giocatore che crea vantaggi c'è eh, Hall può tornare a farlo in maniera misurata e non da handler primario o comunque solo in determinate situazioni eh, Baron è un altro che può dare una mano da quel punto di vista eh, che a tratti lo fa molto bene ma sa giocare anche molto bene eh, senza palla ed è assolutamente un'arma fondamentale per Milano eh, i lunghi di Milano eh, si sanno insomma, eh, si sono fatti valere perché comunque eh, anche Melli magari l'ho visto un po' più dinamico in certe situazioni durante l'anno mi sembra un po' magari ne, nei roll meno, non, non, non troppo insomma non troppo dinamico non troppo eh, Insomma, un po' lento forse con certe situazioni, mentre adesso sta facendolo in questa serie, sta facendo in questi playoff, sta facendo la differenza sia in attacco che in difesa. Eh, Shields, mi pare, boh, magari mi dite anche voi, mi pare di capire l'impressione che ho è che sta crescendo eh, di partita in partita eh, e quindi e e anche questa è una cosa che può fare una gran differenza perché è un altro che può, eh, che ha fisico, può segnare, può segnare nei giochi rotti, può segnare in tante tipi di situazioni. Eh, non parlo della difesa di Milano perché insomma è tutto l'anno che la elogiamo perché è l'unica cosa che ha sempre funzionato, quindi insomma sia in campionato che in Eurolega, quindi insomma la lascerei, non, non è quello che mi sorprende. Eh, lato Virtus. Eh, mh, allora, dei momenti molto bene, eh, nel senso che comunque ha due, ha due giocatori come, come Bellinelli e Teodosic che sanno proprio segnare in eh, insomma, ti, ti, possono, ti possono dare quell'inerzia, ti possono svoltare la partita in, in qualsiasi momento eh, in modo. Assolutamente in modi completamente diversi uno con l'altro, però ecco, sono due attaccanti veramente clamorosi a questo livello. A livello di Lega Basket eh, sta facendo fatica a fare eh, in quello che aveva tutto l'anno. Che la Virtus eh, gli riesce bene, ovvero nel dominare il pitturato, nel dominare con i lunghi. Perché Milano, evidentemente, è una squadra che. Eh, che insomma il JT di turno se lo mangia ed è quello che è successo per ora e, e quindi sì insomma comunque una bella serie mm, boh, adesso io ho dato un po' in là poi magari scegliete un po' voi che tematiche affrontare se io, ho... io ho fatto un po' un meschione tra gara 1 e gara 2 non ho, non ho troppo non ho troppo differenziato eh, però Magari non so, se vuoi partire tu Stefano, che prima è partito prima Nick. Ok, allora, diciamo che sul discorso partite belle, brutte, è, è molto opinabile, nel senso che poi alla fine questo sport è anche bello perché spesso ti tiene incollato anche in una partita dove tecnicamente non, non vedi cosa c'è. Non è il caso di questa, di questa serie, secondo me. Cioè, quelle che abbiamo visto sono due partite di playoff e nei partiti di playoff ci sono gli errori, ma perché comunque... Il livello della frequenza e delle difese sale, quindi è inevitabile che ci siano più errori, cioè, il pallone pesa di più, eh, si gioca molto più ravvicinato, c'è più paura di sbagliare perché comunque, eh, insomma, adesso le partite, la singola sconfitta può pesare e non poco all'interno della serie, quindi è normale che ci siano ci sia dei momenti di alti e bassi che hanno avuto entrambe le squadre perché in queste due partite, entrambe le squadre sono andate molto a strappi. Proprio per questo discorso qua, eh, e quindi abbiamo visto diciamo, un'altalena di, di, di emozioni anche per questo motivo qui. Partendo dal lato Milano, quello che secondo me è eh, la cosa veramente positiva ancora prima dell'aspetto tecnico è come mm. abbia vinto queste due partite, nel, nel senso che in gara 1 era partita molto male e eh, partendo in casa, eh, con il rischio di perdere già la prima, la pressione poteva come dire, sfaldare la squadra e rischiare di farli, prendere un'imbarcata, perché comunque era andata anche a meno 10. Insomma, cominciava a essere un passivo pesante, mh, insomma, poi a livello di pressione. E poi, nel secondo tempo, la squadra ha reagito. E ha vinto la partita, quindi è gara dove comunque hai vinto un punto a punto, dove ci sono stati errori, eh, state tante situazioni strane, però alla fine devi essere lucido per vincere quei finali lì. Quindi la cosa positiva di Milano in primis è quella: è probabilmente una partita che due mesi fa avrebbe perso, magari a livello tecnico. Secondo me, quello che sta facendo molto bene Milano è eh, difendere sui principali focus della Virtus a livello offensivo. Individua è individuato in uh, Bellinelli, Teodosic e, e Schengeli, chiaramente i tre giocatori su cui fare le, le scelte difensive e magari concedere qualcosa al resto della squadra. Mm, su Teodosic ho visto molte situazioni in cui si sceglieva di spingerlo dentro sui pick and roll, mandarlo dentro un'area intasata e lavorare molto sulle linee di passaggio quindi diciamo, concedere anche il fatto che lui facesse 20 punti ma che non facessi i soliti assist che sappiamo spesso mettono in ritmo tutta la squadra e per come è strutturata la Virtus è una cosa non banale togliere ritmo visto che ha tanti tiratori che devono essere innescati e forse qualche giocatore in meno rispetto a Milano che si mette il ritmo da solo. Su Bellinelli la scelta è un filo più semplice da, da fare ma non da eseguire, però la scelta è quella di uscire. Spesso con Oli uscire forte sui blocchi, passare sopra, passare con lui, se non ci si riesce si cambia a costo di avere dei mismatch, magari anche con uh, 3-4. Mm, spesso sono state situazioni in cui Schizer si è visto accoppiato con Mikey o, o Schengelia, però se c'è una squadra che può fare quel lavoro è Milano perché comunque ha una struttura fisica nelle ali per poter reggere quel, quell'impatto lì e su Schengelia. C'è un, diciamo, un buon lavoro di Melli e una Milano che quando va in post si mette a zona sul lato debole, e intasa l'aria proprio per dare fastidio a Sceghiglia e alle sue penetrazioni. Quindi, questa è stata un po' la scelta di Milano. e A livello offensivo, invece, la, la bravura dell'Olimpia per essere stata quella di andare sempre a punire l'anello debole difensivo della Virtus. Eh, la Virtus è Spesso per essere pericoloso offensivamente è da avere sempre in campo almeno uno fra Teodosic e Bellinelli e spesso questo giocatore è accoppiato a Baron e quindi da quella situazione spesso Milano ha generato eh, tiri buoni o dal pick and roll perché Baron sa giocare il pick and roll o facendolo uscire dei blocchi proprio sfruttando il fatto che Bellinelli e Teodosic possono faticare a stargli dietro e quindi da questa situazione ha generato tanto. Eh, ci sono stati gli isolamenti di Shields che forse hanno pagato un po' meno per l'ottimo lavoro della Virtus. però di contro Messina è stato bravo a aggiustarla in corsa perché l'ha infilato dentro qualche pick and roll in più. Non tanto per costruire, perché se c'è un difetto che ha Shields, è quello di giocare il pick and roll come i compagni, lo ha usato più per mettersi in ritmo da solo e quindi ha messo dei tiri importanti dalla media, sfruttando proprio la capacità di bloccare di A in e poi in generale abbiamo una squadra che sta facendo un ottimo lavoro a rimbalzo offensivo. Milano, in queste due partite, ha vinto il duello a rimbalzo e, pur non tirando sempre con percentuali eccelse, ha, eh, come dire, ha tenuto botta a rimbalzo, prendendo qualche possesso extra. E se proprio devo dire un giocatore chiave di queste prime due partite è proprio Hall, perché il fatto che sia tornato a segnare eh, ha permesso a Messina di come dire di alternare molto di più NEPI e Vernon, di non usarli troppo insieme, quindi non esporsi troppo a livello fisico e il fatto di avere Hall in campo insieme a Shields per tanti minuti ti permette di uscire meglio sulle soluzioni per Teodosic e Bellinelli e quindi dargli molto più fastidio. Ok. Nick, vado da te? Sì? Ci dici la tua? Sì, beh, lato Virtus, allora, cioè, puoi uscire da queste due partite diciamo con la visione negativa che è se non vinci GAR 2 quando vinci, nel senso che in GAR 2 comunque hai avuto impatto difensivo, hai tenuto Nep per 2 su 13, secondo me Paiola e Hackett hanno fatto anche proprio singolarmente un lavoro molto migliore rispetto a GAR 1, e hai giocato una partita punto a punto dove nel finale appunto hai trovato 5 minuti dove Teodosi si è retto difensivamente e quindi non hai avuto quell'anello debole di cui giustamente parlava Stefano ad attaccare costantemente ed, ed avevi messo la, la partita mh, nei tuoi binari se quel contropiede di Schengelia fa canestre fallo, secondo me 90 su 100 vince la Virtus la partita e però alla fine comunque hai trovato un modo di perderla e, mh, in una partita dove guardavamo anche ieri con i ragazzi di 3MP da un punto di vista statistico, con quelle statistiche eh, vinci boh, 9 partite su 10, nel senso hai i four factors famosi che sono rimbalzi offensivi, effective field goal, assist percentage e turnover percentage. 3 su 4 erano a favore della Virtus e solitamente con quei numeri lì vinci le partite e comunque sei riuscito a perdere, quindi diciamo, questa è la visione negativa. La visione positiva è che hai fatto due partite dove Singolarmente faccio fatica a dire un giocatore che ha brillato, che si è elevato sopra la media, cioè, tendenzialmente sono sembrati tutti quanti sotto media eh, anche su situazioni non necessariamente forzate alla difesa. Eh, la maggior parte forzate alla difesa, però anche in situazioni non forzate alla difesa, tendenzialmente la Virtus ha reso meno di quello che aveva reso fino adesso, e quindi ci si può legittimamente aspettare che in casa con un ambiente che ti spinge di più, un campo su cui sei più familiare, insomma tutte quelle piccole serie di cose psicologiche che, che ti possono aiutare, puoi pensare che riesci a recuperare quel margine che poi è stato un margine ristretto perché poi alla fine gara 2 finisci in volata, ma era in volata fino a 3 minuti alla fine, 4 minuti alla fine anche gara 1, poi c'è stato quel passaggio a box nel luna obbligato perché se, devi, se, se vuoi tenere insieme in campo Teodosic e Bellinelli puoi metterti sulla zona perché altrimenti difensivamente non tieni ma hai fatto tre difese a zona, una peggio dell'altra, hai preso nove punti e la partita è finita lì, però anche in gara 1 comunque è arrivato, sostanzialmente negli ultimi 3-4 minuti, adesso non ricordo esattamente, però praticamente in parità, a meno 2, quindi la si può vedere sia dal lato positivo che dal lato negativo. Mh, se ripensa alle due, prime due partite giocate a Milano l'anno scorso, personalmente ho una sensazione migliore della squadra, nel senso che erano gara 3, gara 4, quindi un momento diverso della serie, però... Al di là del 3-1, dopo gara 4, dopo le due partite di Milano, dopo quel 2-0 nel parziale delle due partite a Milano, la Virtus mi dava l'impressione di aver finito completamente le energie, sensazione che non mi dà in questo momento. Cioè, ho visto una squadra che ha perso una partita impiccandosi un po' anche con le sue mani, con i tiri liberi, perché se anche Teschengelia tira i libri invece che 2 su 6, anche solo 4 su 6, eh, probabilmente vince la partita o comunque magari va a supplementare, comunque insomma gira in maniera diversa e quindi... Secondo me, da quel punto di vista, io tenderei ad essere delle due più ottimista che, che pessimista per gara 3-gara 4. Eh, su, sulle partite, eh, è stato interessante vedere come ci sono proprio due stili di gioco completamente opposti. cioè Milano ha un bilanciamento di gioco molto spostato sul perimetro, e, e la Virtus, invece, è molto verso l'are. Eh, la sensazione mia è che. Sia più, Milano giochi più per sua volontà in un modo e la Virtus stia giocando così un po' perché è tendenzi cioè, tendenzialmente più inclinata verso il perimetro ma ce la sta mandando anche molto Milano eh, nel senso che abbiamo visto come la Virtus, Piquerol ne ha usato poco, sta usando tantissimo il post basso con Hackett e Paiola per attaccare Nepier che mi sembra che Pikerol abbia identificato come eh, il punto debole da attaccare, il problema è che eh, al piccolo in post basso opponi lunghi eh, che, fan, che posizionati come sono non ti, ti spaziano nel campo perché la Virtus gioca con quando gioca con Sceghelia e Miki: mette Miki sul post opposto, scusate la ripetizione al piccolo con la palla e Sceghelia fuori dai tre punti. E quindi Milano a quel punto gioca abbastanza semplice a mandare il raddoppio con l'uomo di Sceghelia. Sostanzialmente battezzando Shenghele sul perimetro, e, e, e a intasare l'area, e a quel punto, poi la Virtus fa fatica a andare a tirare in aria nonostante vada a prendere dei tiri contro una squadra che a contestare i tiri al ferro è di altissimo livello. Eh, secondo me io ne provo usare dopo gara 1, ma secondo me un adattamento che la Virtus deve provare a fare è quello di invertire questa tendenza di Michi e a spostare Michi più sul perimetro, secondo me, a prendere quelle aperture e mettere Schengel è più vicino al canestro perché secondo me Michi è tendenzialmente tiratore più pericoloso e comunque vicino al canestro prende più Schengelia che Michi sinceramente e secondo credo che la difesa di Milano si stacchi così forte con così tanta fiducia più volentieri da Schengelia che da Michi, Michi non è Voitman però comunque Michi se prende ritmo e comincia a tirare piedi per terra magari con un metro di spazio è uno che un paio di triple in una partita te le può mettere l'anno scorso comunque in Russia per quello che poteva essere il campionato russo aveva eh, era intorno al 40% su due tiri e mezza partita ed era più o meno un trend delle sue ultime 3-4 stagioni. Perché sono andato a guardare i numeri proprio l'altro giorno. E, mh, non è un caso che alcune delle triple che la Virtus è riuscita a prendere è stato quando con secondo quintetto ha giocato con Ogelei. 4 che invece ti spazia il campo e sulle riaperture dal post basso può segnarmi. Mi ricordo una tripla, forse un paio di Ogelei. E che a quel punto sulla riapertura, se arriva a raddoppio, può tirare da tre punti e può far male. questo è, diciamo. È una sfumatura offensiva Su, sulla difesa. La chiave, secondo me, è quella che diceva Stefano: cioè, la Virtus, a differenza di Milano, ha sempre un anello debole da attaccare. E, sì. e, e non è un caso che gara 2 tu sei riuscita a riprenderla nel momento in cui, e eh, qua si erano tutti straniti perché ha ah, tolto Bellinelli a 5 minuti alla fine che stava facendo sempre Canesto ma dall'altra parte stava prendendo gli stessi punti che stava facendo mm -hmm. e secondo me la lettura di Scherola è stata giusta Cioè, se ci mettiamo a fare un punto in più di Milano, a Milano non vinciamo a Bologna magari sia sì, a Milano non vinci allora a quel punto metto Teodosic che ha fatto 4 minuti difensivamente dove ha retto e eh, tanto di cappello e non è stato un caso, secondo me, che gli hai ripreso la partita e ti sei dato una chance di vincerla. Mm, vediamo, cioè, io penso che l'altra differenza grossa è che Milano dimostra più pericolosità distribuita al tir. Le percentuali complessive più o meno sono di Milano: ha tirato 39%, la Virtus 35%, però Milano ha più giocatori pericolosi. La Virtus, tra, guardavo ieri, tra Hackett, Paiola, Michi e Abbas è eh, 0 su 7, 0 su 8 sono loro in due partite a cioè Milano ha dei giocatori da cui può staccarsi tranquillamente e mandare dei raddoppi eh, non sono cattivi tiratori quindi mi aspetto che magari tornando a Bologna prendano un po' di fiducia e magari non so trovi quel canestro da tre punti di Hackett quel canestro da tre punti da Bas che poi in partite così vicine ti possono aiutare magari non so, a vincere gara 3 e a riaprire anche psicologicamente la serie sì mh, aggiungo una cosa io cioè, vedendo le due partite credo che il, cioè, i due principali problemi della Virtus in queste due partite sono stati il fatto che come diceva giustamente Nick la spazzatura dei lunghi non è sempre ottimale e il problema è che eh, anche quello che solitamente fa Shingelia contro altre tipologie di squadre, cioè puntare il suo uomo in uno contro uno, perché Shingelia di fatto un esterno e il corpo più lungo, qua lo riesce a fare di meno perché Melli è proprio il difensore perfetto per quel tipo di giocatore lì. Quindi anche puntarlo in uno contro uno non ti dà quei vantaggi che magari in altre situazioni. E lo stesso Voigtman comunque sta dimostrando una mobilità per stare col Mikey della situazione che magari, eh, come dire... I meno attenti è insospettabile, quindi riesce a, a comunque a dare fastidio perché poi il Vatman, comunque, è lungo, sa usare il corpo, arriva i tempi giusti, è un giocatore che legge, quindi ti dà fastidio. E sempre ricollegandomi poi al discorso di, di, di Nick, eh, sono d'accordo sul discorso dei tiratori, so che Milano in queste due partite ha fatto tirare principalmente chi voleva lei e lo e lo ha fatto anche perché secondo me sul uh, pick and roll di Teodosic si è dimostrata molto pronta perché è stata proprio brava a togliere le linee di passaggio cioè per certi versi ha accettato che Teodosic facesse delle partite magari dove poteva farne 15-20 però secondo me Messina ha pensato se Teodosic ne fa 15 ma non fa assist noi comunque la partita la vinciamo perché alla lunga poi Teodosic lo puoi stancare, lo puoi sfiancare gli puoi alternare le marcature, gli mandi contro all, che comunque fisicamente tosto, gli dà fastidio e quindi credo che la, le grosse differenze siano lì. Eh, quello che secondo me può fare meglio la Virtus in casa è intanto sfruttare meglio la transizione perché la Virtus è una squadra che se può correre eh, alza di molto il suo potenziale offensivo, Deve continuare a fare l'ottimo lavoro che sta facendo sugli esterni Milano perché comunque a livello di, di, di show forte sui pick and roll di Napier e Berno sta facendo un ottimo lavoro e può forse da quelle palle perse prendere ritmo in gara 3 e poi deve trovare un modo per proteggere sempre Teodoroci e Bellinelli perché per il momento sono un grosso punto di domanda soprattutto Bellinelli. Non so che Bellinelli già in gara 2 io me lo ricordo meno impattante ha fatto, inizialmente era partito così così, poi eh, si è acceso ma mi ricordo che ha fatto un po' di canestri ma situazioni di transizione da palla persa dove non c'era l'accoppiamento difensivo e da situazioni di rimbalzo offensivo dove chiaramente l'accoppiamento è più difficile però complessivamente Hall gli ha dato abbastanza fastidio in, in gara 2, mentre in gara 1 era stato molto più impattante quindi secondo me passa molto lì e poi se devo essere sincero mi aspettavo molto di più a livello di post basso da Hackett che secondo me può fare molto di più contro Piero rispetto a quello che abbiamo visto e anche Paiola okay, che non è un, uno scorer eh, di natura però deve, deve punire di più. Cioè, alla fine credo che la differenza è che Milano sia riuscita a proteggere meglio quelli che sono i suoi buchi difensivi rispetto a, alla Virtus Adesso la leggera differenza è lì. Poi, Sappiamo che gara 3 è una storia diversa. Ricollegandoci anche il discorso di Nick: è vero che c'è del rammarico perché gara 2 poteva essere la partita della Virtus. però sappiamo che poi nei playoff le cose possono cambiare in maniera radicale. E l'abbiamo visto l'anno scorso perché la fine dello scorso, Milano le prime, la prima partita la vince alla sua maniera: quindi ai 60 punti, 70 punti. Ma la prima gara in casa la, la vince ai 90, che solitamente era la partita che favoriva la Virtus. Quindi eh, diciamo che nei playoff puoi anche avere delle partite che ribaltano le tendenze e vinci perché c'è l'evento aspettato che non, non puoi prevedere. Eh sì. Oh, tra l'altro non ci siamo messi d'accordo, però io... Mentre stavo finendo, Nick. La mia domanda era: quali, cioè la domanda che avevo in mente è secondo voi quali saranno gli aggiustamenti? Cosa deve fare la Virtus per? Cosa deve fare Milano per? Ecco, avete già praticamente risposto quindi entrambi. Quindi ecco, avete un po' anticipato e va bene, va bene. Vuol dire che siamo, siamo abbastanza in sintonia. Eh, salutiamo il direttore Simone che è qui la Rissa è arrivato tardi Simone c'è già eh, stata, stata dovrò riscoltarci sta contando i soldi grazie alle views della Rissa ha <ride> spinto per questa live abbiamo detto dobbiamo spennare il pollo qua <ride> <ride> sì, sì, sì. e noi da bravi soldatini abbiamo eseguito. assolutamente sempre si se è lodato il direttore <ride> sì. Eh, dunque, c'è una domanda? Vediamo quella. Okay. Intanto, eh, Fernando Abba, buonasera. Certo, che per la Virtus avere un paiola così sottotono è un bel problema. Allora, eh, sottotono, sì. Allora, diciamo che non dico che in attacco giochi in quattro, però ecco, beh, in certi momenti. Eh, diciamo che non c'è stata forse quella crescita di Paiola dal punto di vista offensivo che magari potevamo ci si poteva aspettare ecco, ecco questo magari è la mia, un po' la mia opinione mm, però ecco è vero che magari non si prende, a volte non, non si prende quel tiro non fa quella cosa lì però non, probabilmente non gliela chiedono nemmeno non gli viene nemmeno chiesta troppo ecco. nel senso che se se Paiola è in campo con Teodosic, quello che, quello che deve creare è Teodosic, evidentemente. E Paiola magari può, può aspettare uno scarico e punire in, in attacco oppure magari muoversi senza palla. Ecco. In certe cose qualcosina di più potrebbe fare, però ecco, non, è comunque, non sarà mai quel tipo di giocatore. Ecco, Paiola, che ti crea, che ti genera chissà quali vantaggi, che ti, eh, insomma, che ti vince la partita da solo, o che ti. Eh, però, ecco. Eh, vediamo, c'è un'aggiunta alla domanda. Intendo difensivamente, decisamente meno reattivo. Eh, oddio, magari io appare penso che... forse meno il, il lato agonistico di Paiola, quello del, insomma, di quando lo conoscevamo poco, di, sue, quello di due anni fa per dire. Eh, forse appare meno il, quel lato lì, ecco, è meno appariscente. Vabbè, però anche, non... vabbè, anche qualche partita in meno nelle gambe, aveva avuto meno problemi fisici due anni fa. Insomma, perché Paiola quest'anno credo abbia avuto anche diversi problemi fisici. Quindi ci sta, che mm. sia... cioè, allora dal mio punto di vista Paiola secondo me è stato sottotono difensivamente in gara 1 dove lì ha sofferto Nepier in maniera evidente, tanto che poi Nepier ha giocato la cosa a 21 punti, adesso non mi ricordo quanto ne ha fatti ma aveva messo in difficoltà tutti i difensori della Virtus. In gara 2 difensivamente secondo me non è andato così male nel senso che comunque il suo lavoro su Nepier l'ha fatto e tant'è che Scariolo lo ha, ha spesso alternato a Hackett, anche con buoni risultati, Nepier un po' l'ha sofferto e secondo me è più un problema offensivo, è sempre il discorso che faceva Nick, bisogna sperare che per, per la Virtus che torni a segnare qualche, qualche canestro in più anche da fuori, ecco, come, come era successo nella finale due anni fa, dove Paiola qualche tripla battezzato le metteva, quello è secondo me il, lo step. Poi probabilmente è vero, probabilmente fisicamente non è al 100%, arriva forse per la prima volta in carriera una stagione dove ha giocato l'Eurolega e quella secondo me la paghi perché insomma il primo impatto con, quella, con questa stagione lo senti eh perché non è, non è una roba secondo me a cui i giocatori sono abituati almeno all'inizio sì sul discorso difensivo sono d'accordo anch'io cioè Guard secondo me ha fatto una buona partita difensiva cioè sui numeri di Napier centrano molto Hackett e Paiola e e, e ci aggiungo una cosa che secondo me anche gara 1 ha fatto sicuramente meno bene, ma non ha fatto, ci cioè, ha fatto meno peggio di quello che ha sembrato, perché c'è da tenere in considerazione che purtroppo la Virtus sui pick and roll non ha insieme a lì, ma amiche JT che sono, sono, sono un problema, nel senso JT magari è un lungo che se deve fare show poi fa fatica a rientrare in tempo sul roll del lungo se fa drop lo fa anche fatto bene ma poi si fa spazzare via dall'esterno c'è un'azione che in gara 1 dove fa drop fatto molto bene contro che gli va a tirare contro e tu a quel punto ti aspetti da lui che abbia fatto il 90% a quel punto regga al contatto invece si fa spostare da Hall al contatto che fa canestro prende due tiri liberi adesso non mi ricordo e Miki sono i primi 5 minuti di secondo tempo di gara 1 contro Melli che non serve in autostrada Credo che abbia più orientamento, cioè gliene ha fatti di tutti i colori, gli è scappato via: eh, finte di blocco, short roll, roll profondo, pop. Gliene ha fatti di tutti i colori, quindi c'è da dire anche quello: che nel senso, Paiola ha da passare sui blocchi di Heinz e Melli e non ha tantissimo aiuto dai lunghi. Quindi ci sono anche situazioni dove probabilmente delle sue difficoltà fisiche, che probabilmente ci sono. Perché poi, Oli, credo che sia sette anni che non si ferma più di due settimane? Perché è sempre in giro con le nazionali e poi quando stacca dalle stagioni con la Virtus. E non è neanche aiutato, magari, a dire un, un corpo lunghi che ti permette qualche, qualche magari leggero passaggio a vuoto. E detto questo, secondo me ha fatto una gara 2 assolutamente di buon livello, dove appunto. È riuscito sul pick and roll a passare più spesso sopra e quindi a rimanere in uno contro uno con Napier e non doversi andare ad affidare appunto ai lunghi. E secondo me c'è anche molto di quello in gara che la Virtus è riuscita, su Napier almeno, ad evitare che venissero troppo coinvolti i lunghi sul suo pick and roll. E, e niente, vediamo insomma a Bologna come gira. E... Però ecco, qui secondo me c'è un punto per il futuro della Virtus. Cioè... Anche te, Paiolo sono due giocatori che sicuramente ti danno tanto in, in termini di fisicità e difesa, però oggi è un basket dove tu hai bisogno di quanti più creatori palli in mano tra gli esterni possibile e la Virtus ne ha pochi, perché dopo Teodosic secondo me il miglior creatore palli in mano che hai è Cordignier, che è un giocatore che crea per mm. se stesso per andare a schiacciare. E, e anche quello secondo me è una cosa che si sta abbastanza vedendo perché poi Milano è il secondo anno di fila, come dicevate prima, che lavora molto bene su Teodosic. Mm -hmm. Sì, mh, mi accordo al discorso di Paiola. Eh, diciamo che poi secondo Paiola va anche visto nell'ottica eh, in cui Scariola praticamente lo usa proprio con JT, perché siccome sa che è probabilmente il migliore esterno della Virtus nel passare sopra i blocchi, proprio per esporre il meno possibile JT sui pick and roll. Dici, vai dentro te e fai quello che riesci. Almeno riusciamo a tenere JT dentro qualche minuto in più, facciamo riposare qualcuno, magari di là ne approfittiamo del fatto che quando c'è JT probabilmente c'è anche Heinz in contemporanea quindi magari lo puoi, lo puoi far riposare offensivamente perché Heinz magari eh, le uniche cose offensive le fa in avvicinamento non le fa tirando se non qualche volta dalla media però eh, penso che è un tiro che Scariolo può accettare nell'economia nell della partita e quindi secondo me ok magari non farà le 6-7 rubate che faceva l'anno scorso o due anni fa però nel nell'economia della partita ti, ti permette di avere determinati assetti come ha descritto Nick, che magari ti permettono di limitare i danni che fa JT sul pick and roll a livello difensivo. Ecco, quindi io lo, lo guarderei in quell'ottica lì. Ci sta, ci sta eh, sicuramente. Comunque, ecco, non, non, anche ho visto un po' di differenza tra gara 1 e gara 2, eh, ecco quello che dicevo appunto, che ad occhio, nel senso il, il guardarlo in campo. Mm, rispetto a quello di due anni fa, è proprio sembra un altro giocatore. Ma obiettivamente, eh, quello che avete detto, è giusto. Nel senso che sì. è una stagione logorante, questa. Quante partite ha fatto Milano La Virtus? 80 eh, diciamo, Sì, diciamo... sulla settanta, no? Ma poi due anni è una fa, fu... NBA. Sì, però, poi due anni fa, noi forse ci dimentichiamo che si arrivava anche da uno stop della stagione prima di sei mesi, sette mesi, che penso. Che sia una sì. cosa a quel livello non, come dire, non cioè, che non è replicabile, non c'è mai stato uno stacco così lungo. Quindi, quella stagione lì, eh, Paiola arrivava da sei mesi fermo, eh, come tutti chiaramente, non c'era la nazionale di mezzo, ha fatto la preparazione con la Virtus e ha fatto la stagione con la Virtus, non giocando però ancora vero quindi sostanzialmente una situazione in cui aveva 20 partite meno nelle gambe, che comunque, per quanto uno è giovane, le sente a quel livello lì. Quindi favi il confronto con la fine di del... due anni fa, per certi versi, ma non perché l'abbia vinta la Virtus, ma perché è stata una stagione talmente particolare che ha preso un po' con le pinze per tante cose, eh, sia in positivo che in negativo. Quindi eh, è normale che Paiola adesso stia meno bene rispetto a due anni fa, ma arrivava da una situazione meno logorante a livello fisico. Ma, ma, ma per tutti, cioè alla fine, tutti i giocatori adesso sono come dire, un po' più usurati di quello che erano due anni fa. Adesso, ecco, la cosa è che. Eh, come diceva Messia, questo qua, che mi scanneranno è che effettivamente adesso Milano e la Virtus hanno lo stesso numero di partite, quindi la scusa per Milano non c'è più. Quindi, di fatto, è uno scontro alla pari da questo punto di vista. Tra l'altro, guardavo adesso i numeri la Virtus ha giocato 77 partite e record complessivo 47-30. Milano ha giocato 75 e record 46-29, hanno praticamente, han praticamente sì. lo stesso record. Eh, sì, sì. fine eh, sono beh, arrivate pari in LBA in Eurolega. Penso ballasse una vittoria di differenza. Se non sì, ricordo sì, sì. male sì, cioè, Ci sono sì, le due partite in più di, sì. di Coppa Italia della Virtus, direi esatto. sì. e, e, la sì. la, la Virtus e la Supercoppa, perché la Virtus ha giocato la finale, la Supercoppa, esatto. Ah. Sì, sì. però ecco eh, alla fine i valori sono quelli, cioè, nel senso sono molto simili. Infatti, eh... secondo me sì. c'è. Cioè, Ah, scusa, vai, scelta. No, no, i valori delle due squadre comunque sono eh, cioè, questi numeri, non sono un caso, nel senso che no. il campione è alto quindi insomma, <ride> le... ma... ma secondo e... me. Forse, ah no, vai, ti, ti no, no vai, vai. Vai, vai vai tranquillo, no, sono idee che forse questa volta siamo veramente a un 50-50, perché -50, sono le squadre che si equivalgono da un certo punto di vista perché tutte hanno. Punti di forza e punti deboli che soffrono, cioè hanno dei punti deboli che, che, che possono subire nella serie, ma hanno anche punti di forza che può subire l'avversario nella serie, quindi eh, è veramente un 50-50 perché eh, le squadre secondo me sono allo stesso livello in questo momento. Non, mm. non, non vedo un, una leggera differenza, ecco come dicevate prima. Magari Milano ha mag più creazione dal palleggio, più giocatori di talento sul perimetro. La Virtus, però. Ribatte con una fisicità che Milano in questo momento ha solo quando ha il eh, ole e scilitz insieme. Mm. Questa cosa magari alla lunga peserà, nel senso che magari se Cordini inizia a diventare più intraprendente a livello offensivo, il famoso discorso sul gilet tiratore tornerà in auge, magari la, la serie può girare. Ecco, cioè io sono dell'idea che alla fine è un 2-0, ma è un 2-0 eh, che indirizza molto meno di quello che si può pensare perché alla fine è un 2-0 dovuto a episodi che ci sta perché nei playoff quando le sfide sono equilibrati gli episodi decidono e per il momento hanno premiato Milano però nulla vieta che fra una settimana siamo qua su 2-2 con la gara 5 a Milano che ha, inizia a essere quella poi probabilmente decisiva per indirizzare la serie mm. ci sta, ci sta allora c'è una domanda di, Manu, di tale Manu R <ride> Che credo che sia il nostro mitico avvocato e quindi sono un po' emozionato. Scusate, se sentite la voce. E comunque, non so se è già stato chiesto, ma domanda per Nick: possibile cambi stranieri per gara 3? E se sì, fuori JT e dentro? Io dico, ma perché JT lo devi togliere? Lascialo 40 minuti. Non ho capito. <ride> tu sei di parte, quindi zitta, no. La risa prendi nomi <ride> e cognomi. <ride> non mi somiglia per niente. niente, no, secondo me. No, cioè, Scarola, ha, anche a parole l'ha detto abbastanza chiaramente. Cioè, ha detto le rotazioni non sono scolpite nella pietra, ma comunque abbiamo cioè, scelto i 12, poi i 10 su cui costruire un po' le nostre fiducia. Io, per, tra l'altro, io non credo che la Virtus debba cambiare radicalmente qualcosa, come abbiamo detto poi anche adesso cioè sono state partite che sono veramente girate un po' su episodi, poi sicuramente probabilmente nel computo generale Milano meglio, però secondo me la Virtus non, non vi invia da queste due partite dicendo devo radicalmente cambiare qualcosa, cioè eh, secondo me è proprio ridotta ai minimi termini, bisogna fare un po' più canestro su certe situazioni, eh, quindi in realtà secondo me non, non c'è bisogno eh, un po' perché, beh poi tra l'altro cioè, Bacco è fermo veramente da tanto tempo, cioè, Fare dei cambi adesso con dei giocatori che sono fermi da tanto tanto tempo, secondo me, è troppo rischioso. Specialmente appunto dopo due partite così se cioè, avessi perso, non so, di 20 eh, domenica, magari ci penseresti. Però, dopo una partita così, secondo me non sarebbe neanche corretto nei confronti del gruppo, cioè rischi di perdere il gruppo dopo una partita dove comunque l'hai giocata, e appunto. L'hai persa i liberi sostanzialmente, eh, secondo me è corretto andare con, que con quei 10, poi perché sono 12 sulla carta, ecco, non dubito. Per quanto, ecco, cioè, se Lumberg fosse Lumberg, sarebbe un giocatore che ti servirebbe come il pane in questa serma. Ah, sì. Lumberg non è Lumberg quest'anno, quindi direi che si resta così. No, io sì, perché è uno che sa, che sa creare vantaggi e... Sì, esatto. e in questo momento ti manca. Cioè, eh. no, io penso che forse l'unica cosa che potrebbe essere sensata però è sempre un rischio quando vai a rimettere dentro giocatori che sono fuori da un po'. È se proprio devi rinunciare a JT, ma perché vuoi cambiare l'assetto e quindi piuttosto butti dentro Wims, che è un tiratore in più. Mm. Magari non lo copi più con Shields perché abbiamo visto che l'anno scorso lo soffriva e magari hai se è un po' più estremo hai un difensore in più sul perimetro e provi a giocarti la carta del, tra virgolette, small ball o comunque qui tetto mobile, andando con eh, sostanzialmente una rotazione a tre fra i lunghi, i Schengeli, i Amaichi e Ogele. però poi da un lato è rischioso perché magari poi ti scopri il livello di lunghi, perché se uno dei due ha, ha problemi di falli comincia a essere impiccato, mm -hmm. eh, perché l'abbiamo sì, visto ieri. Non... E non l'hai è... mai provata in questi play Sì, sì, Giusto per chiudere, poi giustamente come diceva Nick, la, la Virtus è una squadra che tendenzialmente va molto a, a giocare in situazioni di post-medio, post-basso, isolamenti del, del lungo punto con Schengel, che uno. quindi secondo me anche cambiare l'assetto così dr drasticamente in una finale non so quando ti convenga, soprattutto esatto, dopo due partite dove comunque hai dimostrato di esserci, non è che dici hai preso due asfaltate per cui non, non hai visto la palla, eh, sono due partite che hai perso su episodi dove magari effettivamente un tiro in più, un tiro in meno ha fatto la differenza. Sì, diciamo che magari c'è un po'... Cioè potrebbe, è un'idea che sicuramente cioè, ti, ti, ti stimola perché sei andato sotto comunque a rimbalzo in queste due partite, però secondo me vai sotto a rimbalzo per la tipologia dei tiri che prendi, cioè i tiri presi da vicino, per assurdo è più difficile prendere rimbalzo in attacco perché comunque i lunghi so avversari sono tutti lì ed è più facile che prendano un rimbalzo loro che cade corto, con i tiri da tre invece, e, e secondo me Milano ha preso anche più rimbalzi in attacco, perché il motivo lì sui tiri da tre è più facile che venga fuori il rimbalzo balordo, che per assurdo favorisce l'attacco, e quindi poi secondo me anche la differenza rimbalzo è stata più appunto una questione di, di scelte di tiro che di, che di stazza di Milano, eccomi, la vedo così. Sì, mi viene a dire anche scelte difensive, perché Milano... Uh, ha intasato molto l'aria a livello difensivo, proprio per proteggersi da, dal post basso degli esterni o dalle soluzioni di Schengen mentre Scariolo ha chiaramente una soluzione diversa perché Milano una seconda squadra perimetrale, ha giocato molto per uscire forte sui tiratori uscire forte sui palleggiatori e piuttosto far gestire l'azione ai insamelli, io mi ricordo tante situazioni di Uh, gara 1 show aggressivo, mm. gara 2 addirittura la doppio sul, uh, su Berno, su Nepia, proprio per fargli scaricare la palla e dire piuttosto a Melli, Heinz uh, o a qualcun altro giocatevela voi. Ecco. Quindi sono proprio figli anche di scelte difensive diverse. È chiaro che se tu ti, i giocatori li mandi lontano da canestro è più difficile che poi ci siano rimbalzi. Eh. È la storia della coperta corta, eh. non puoi togliere mm. tutto a questo livello, devi fare delle scelte. Eh sì. c'è anche da dire che Milano è... E da questo punto di vista, è preparata in un certo senso, nel senso che eh, l'Ins o il Melli che portano palla, eh, che insomma, che che Sembra una cosa che i puristi del basket probabilmente andrebbero in crisi, però ecco quello Diciamolo che diciamo. che devono chiamare. impazzire, diciamo esatto, che i puristi devono impazzire. <ride> esatto. la Scarpelli, esatto. Citando e il però... tuo Scarpelli, <ride> sempre è se lodato anche lui. Eh, <ride> eh, questo come si chiama? Inverted pick and roll. Piuttosto che insomma, è una cosa che Milano sa fare no. eh, all'occorrenza. Quindi, un'altra arma che può che può aggiungere al suo sicuramente perché, poi, sicuramente perché poi comunque eh, la scelta di, della squadra di Milano proprio di Heinz e Melli è anche quella proprio di sfruttare le loro capacità di, di essere diciamo dei costruttori aggiunti quindi la situazione di short roll tirare fuori altre soluzioni infatti Melli e Heinz quella cosa la fanno benissimo eh, mm -hmm. ed è il motivo per cui Scariolo vuole stare con i tiratori perché se tu inizi a andare in rotazione con loro due che iniziano a pescare, magari da tome nell'angolo, se da tome dall'angolo lo lasci libero, ti tira col 50%, e poi fai la tabellina del 3, a quel punto lì, cioè, è quello il discorso. Quindi devi fare delle scelte. E secondo me, Scariolo ha fatto le scelte giuste. Poi è chiaro che eh, non puoi prevedere tutto, se no, non, non giocheresti nemmeno le partite, ok. Allora c'è un'altra domanda di Sange 890. Probabilmente è già stato detto, scusate ma mi sono potuto collegare tardi, eh, io credo che una chiave di gara 2, probabilmente della serie, è l'alternanza in campo di Belinelli e Teodosic. Eh, Dovrà essere bravo Scariolo a indovinare i momenti migliori dell'uno un dell'altro nella partita. Eh, sì, allora, che in gara 1, se non sbaglio, hanno giocato diversi minuti insieme a Belinelli e Teodosic. Eh, in gara 2 già di meno mi pare adesso non ho in mano i minutaggi però ecco eh, comunque sì, qui è un po' la, insomma la, eh, il fatto che Belinelli e, Teod e Teodosic quello che ti danno in attacco ti tolgono probabilmente in difesa quindi <ride> tutti e due contemporaneamente in campo mh, è veramente complicato è troppo insomma lo puoi fare, che ne so se Milano. a Milano non, non schiera mai nessuno che, che li può punire, ecco, quindi non, la vedo proprio per pochi secondi, per poche, per situazioni estemporanee, ecco, li vedo insieme. Quindi sì, vanno assolutamente protetti e da lì è il motivo per cui. È, in questa squadra questa squadra funziona anche perché ci sono, ci sono questi due fuori classe offensivi ma ci sono anche quei altri due eh, eh, fuori classe difensivi sempre nel backcourt che sono appunto i già, i già citati Hackett e Paiola ecco. ma infatti Scariolo poi cioè se non mi ricordo male gli alterna perché ha il quintetto per Bellinelli che di solito è quello che parte quello con Hackett e poi sì. Teodosic lo butta dentro con Paiola. Se non mi ricordo male, quando quindi sì, la... sì, sì. ecco c'è qui, ecco, una cosa che a me mi ha sorpreso. In tutte le partite, poi però comincia al secondo tempo con un altro quintetto, quindi va poi a, a, a perché comincia sia in gara 1 che in gara 2. Poi è partito nel secondo tempo, in gara 1 con Abbas al posto di Cordini e Teodosic per Badinelli. Gara 2 non sono sicuro del quintetto, ma Teodosic era in campo era. per Badinelli. Sì, sì, e... è partito tutte e due le, le riprese. Sì, sì. sì. Eh, che tra l'altro è una cosa che mi, cioè, mi sorprende. Adesso in realtà poi non ho guardato accoppiamenti, perché secondo me, poi, cioè per esempio, JT non parte in quintetto come ha fatto tutti i playoff. Perché Milano parte con Heinz in panchina e, e con Medley Voitman Jaité non può stare in campo? E, quindi non ho guardato in realtà se ci sono poi anche questioni magari d'accoppiamento con, con il quintetto con cui parte Olimpia, non so se, se non ho sinceramente, guardato se l'Olimpia parte con lo stesso quintetto di partenza nel secondo tempo. E, però secondo me c'è comunque la Virtus, sia gara 1 che gara 2, col quintetto base aveva impattato bene le partite. invece poi sia in gara 1 che in gara 2 nel terzo, quarto. Ha uh, abbastanza imbarcato. E, e secondo me, ecco, questo è poi in realtà un trend di questi anni. C'è cioè, Paiola, rende meglio quando è di fianco a Teodogici in campo, quelle poco mm. ma sicure. Assolutamente. Sì. Eh, Milano, giusto per rispondere alla sua domanda, tutte le partite ha iniziato con lo stesso quintetto e poi nel eh, secondo tempo è ripartito con gli stessi perché parte mm. sempre col quintetto quello che in questi giorni girava a livello di statistiche è quello con Napier, e Baron, Shields, Voitman e Melli, che è quello che mm -hmm. sta andando. E poi nel corso della partita inizia ad alternare Baron e Nepier in posizione di play o Shields con Datome che entra nei minuti in cui lo può mettere dentro e non, non pagarlo difensivamente, magari lo copio a basso a coordin piuttosto però sì, cioè, sono, sono d'accordo. Cioè, il, il problema, secondo me, di Bellinelli o Teodosic non è solo che sono dei buchi difensivi, è che il problema è che finiscono su Berone. Berone non è solo, cioè, fosse solo un attaccante di uno contro uno. Dici, posso pensare anche a una difesa dove io eh, mando loro due, e poi magari con l'aiuto del lungo dietro lo indirizzo verso l'aiuto, li tolgo il tiro e provo ad arrangiarmi. Il problema è che ha copiato Berno e Baron che uno gioca anche senza palle, quindi inizia a muoversi sui blocchi, a correre, a uscire, a cambiare direzione, cioè diventa un mal di testa per, per un giocatore del genere, cioè per avere due giocatori del genere li, li cuoci a fuoco lento, cioè, io sì. penso che Messina ci metterebbe la firma se mettessero Teodosic 40 minuti a correre dietro Baron però sappiamo sì. che poi giustamente eh, non, non è fattibile come cosa. Adesso ecco. guardavi i numeri, tra l'altro, in stagione, nelle partite contro Milano, Teodosic e Benelli hanno giocato insieme circa 15 minuti in quei 15 minuti la virtù è meno 10 quindi mm -hmm. è anche abbastanza cioè è chiaro che appunto certe cose magari in casa cambiano eh, in casa puoi pensare di più di dire la metto su, sull'attacco eh, per tutta una serie di questioni di fiducia di tutto quello che vuoi Entusiasmo. Eh, secondo me non vedremo dal punto di vista delle rotazioni, non credo che vedremo delle dei cambiamenti drastici. Magari ci potrebbero essere degli aggiustamenti magari tattici, ecco quello sì, in campo. Mm -hmm. Sì. Io penso che forse sarà più il ritmo forse della partita, magari se la mm. sul suo campo, prova a correre un po' di più. E sappiamo che poi, proprio per aggirare questo problema, sappiamo che magari. Se riesci a la Virtus in transizione va bene, quindi se riesci con Teodosi ad andare in transizione, le sue, le sue linee di passaggio tornano a esserci. È un'altra parte è banale, però passa molto da lì. Se Teodosi torna a vedere le sue linee di passaggio, l'attacco della Virtus gira ed è quello che abbiamo visto nelle prime due serie. È sì. chiaro che poi il, conta anche il livello della difesa contro cui lo fai, è chiaro, quello, quello incide. Eh sì perché comunque Milano nella transizione difensiva sa il fatto suo direi ecco. eh, e poi Messina eh. giustamente già è uno che gioca a ritmo controllato proprio per questo motivo qua è la prima cosa che vuole togliere a chiunque a maggior ragione alla Virtus chiaro, chiaro eh, allora direi che l'ultima domanda grande polemica attorno all'ultimo timeout di Scariolo prima dei liberi di Melli voi cosa ne pensate? Eh... Eh, guarda, cioè io avevo già risposto anche ieri a una domanda su, in altri video cioè, non lo so, è una polemica che lui l'ha spiegata mm -hmm. ha detto io piuttosto che rischiare di non poter chiamare timeout, perché tu in quel momento cioè, mi hanno tirato i liberi più uno a mm -hmm. 4 secondi e 7 mi pare alla fine una cosa del genere e, e, e tu diciamo sei un po' ostaggio nel senso di puoi ragionevolmente pensare che Messina di Camelli se non chiamano time out metti il primo sbaglio al secondo e cioè tra il rimbalzo, prendere il rimbalzo, andare di là in quattro secondi è difficile costruire qualcosa di decente. E, e a quel punto tu non riesci neanche a chiamare time out. Lui lì ha detto: Io volevo avere la certezza di poter chiamare un time out, chiamare qua i giocatori, organizzare qualcosa per il poi fa andare anche in panchina due minuti. Melli gli rompi un po' il ritmo, magari lo deconcentri sul primo tiro libero. Eh, la scelta è stata quella, nel senso ci sta, ma soprattutto in quel momento lì. Eh, cioè, per assurdo, eh, se lui se Melli fa due su due e lui chiama time out, vai a fare i messi in attacco, ok, sei già di là. Eh, però, per assurdo, in quella situazione lì. La difesa fa quasi meno fatica in mm. quelle situazioni di punteggio e di 4 secondi alla fine sul più 3 a difendere una rimessa a metà campo piuttosto che una rimessa con 5 secondi che comunque non sono, non sono pochissimi a tutto campo, dove hai tutto il campo da difendere e. e Spazi più incerti, decisioni meno sicure, cioè su una rimessa a sì. metà campo. Sì. Tu puoi anche dire ai lunghi, fregatevene se i lunghi della Virtus stanno sotto canestro. Se vogliono fare canestro a due, per noi non è un problema. Riempiamo ancora di più l'area attorno al perimetro, tanto loro devono tirare da tre punti. Con una rimessa a tutto campo, hai un giocatore che parte come partito a palleggiare tutto campo uno contro uno. Hai messo due tiratori in angolo, cioè per la difesa, per assurdo lì è più difficile avere sicurezza. Quindi. La lettura, secondo me, ci può stare, poi da qui a dire, è la scelta che farei sempre, quello no, perché poi, in quelle situazioni lì hai ragione se fai canestra e torto se sbagli. Mm -hmm. sì! È, diciamo che la classica scelta: che per il tifoso, è genialata se va mm -hmm. bene. Perché se Teodosic eh, avesse sì. messo la tripla, Teo, Scariolo era un genio adesso, perché te, Teodosic non ha messo la tripla, magari è, è meno un genio, però. Sì, io sono d'accordo con Nick, cioè secondo me se scariola quell'idea lì è giusto che segua la sua idea perché alla fine ne risponde lui della, della squadra. Mm. E, e poi giustamente come diceva Nick, oltre al fatto che se tu rimetti la metà campo è vero che puoi organizzare il gioco, ma la difesa intanto si può riorganizzare perché comunque poi per questo livello le squadre sono iperscautizzate, quindi Messina e lo staff sanno che giochi possono fare la può fare la Virtus in uscita e quindi può a sua volta organizzare la difesa contro quel, quel tipo di rimessa lì. E poi altra cosa, se tu rimetti a metà campo è anche più facile per la difesa fare fallo sul, senza, prima che tiri, per mandarli in lunetta e farli fare due liberi, diciamo. Vediamo se dalla lunetta, visto che già comunque la Virtus aveva già sbagliato dei liberi in quel momento lì e, e quindi probabilmente poteva sbagliare degli altri. Quindi sai, noi giudichiamo sempre dopo e dal divano. Quindi, chiaro, chiaro. Eh. chiaro sì. no, beh, vale è una scelta che aveva, come tutte le scelte, non c'è la scelta giusta a prescindere, ecco, mm -hmm. quello è chiaro. Sì, sì, uh, bah, io direi che più o meno ci siamo. Non so se, se vi sembra che abbiamo insomma, che manchi qualcosa al, a questo post gara 2, altrimenti no. direi che possiamo anche esatto. salutarci qui e niente, va bene un solito discorso, tenete d'occhio la chat premium, tra l'altro c'è un'offerta in questo periodo, insomma eh, in più c'è il mitico Razio che fa un podcast esclusivo, solo per oltre a quello classico, che credo che uscirà comunque domani eh, ne fa uno solo per gli abbonati, quindi insomma avrete delle esclusive in più ovviamente Orazio l'uomo più gettonato del momento insieme a Silvio Correas che, eh, che insomma per, queste, per le polemiche arbitrali è il nostro guru eh, però non dimenticatevi... esatto <ride> <ride> non dimentichiamoci anche di Alberani che è, insomma un signor dirigente che è in, che è in Francia a Strasburgo e e di Dimitri Lowers che in questa settimana gli hanno fatto anche una domanda quindi insomma eh, ogni tanto ci dimentichiamo, ma c'è anche lui quindi tartassiamo anche lui <ride> e, e basta, niente. Quindi abbonatevi come sempre, questo è il messaggio e continuate a seguirci sui nostri canali, leggete il sito, social eccetera. Eccetera. Grazie, Stefano. Eh, grazie e eh, ciao a tutti. <ride> e ciao Nick grazie anche a te grazie a voi e alla prossima alla prossima ciao anche da parte mia spelo. alla prossima ciao ciao